Un tormento che ho da tempo e devo dire che da un anno e mezzo e ancora di più. Io vedo questo paese sempre in bilico, lo vedo sempre in bilico tra competenze, questa è la mia rabbia perché io le conosco queste competenze, ovviamente nel mio campo, ma basta che ti sposti un po' più in là, no? E trovi competenze in tante discipline. Io guardate che non sto dicendo che ci sono competenze solo nelle discipline scientifiche, cioè, noi abbiamo competenze anche come nelle discipline umanistiche. Cos'ha di speciale l'Italia? Perché uno vorrebbe tornare in Italia? Per me è stato così. Qui c'è non solo un paese splendido e cibo buono, ma anche appunto un paese che è ricco di storia, di cultura, no? In tutti gli ambiti, in tutti i settori. A me sembra davvero che abbiamo fatto nel nostro paese una regressione culturale pazzesca, ma spaventosa. E guardate che noi non ce ne rendiamo conto ancora di cosa costi. Dicevo, ci sono le competenze sulle staminali, ve l'ho detto, no? Mica le nostre, cioè, non sto parlando di me, sto parlando di San Raffaele, vi dicevo l'Università di Modena e Reggio Emilia, è lì il fulcro nel mondo. Com'è possibile che sia successo quel che è successo in Italia? Com'è possibile che la politica, mi ricordo una signora stava seduta lì e disse, no, ma come il Senato ha votato questa legge, no? Cioè, quindi è questa la cosa, come ha potuto, quindi, come ha potuto la politica sbagliare così tanto? Da cosa auspichiamo che possano essere guidati i cittadini nelle loro scelte? Possiamo decidere, ognuno è libero, eh? Non è che si sta dicendo dove, però è un auspicio, da cosa vorremmo essere guidati? Cioè, se uno formula una teoria e questa teoria non è falsificata, cioè non la si può dimostrare contraria, cioè non la si può dimostrare sbagliata, allora significa che è giusta. Russell dice: immaginate che io sostenga che c'è una teiera cinese che ruota tra Marte e la Terra intorno al Sole. Nessuno può confutarla, no? Chi è che va a vedere se c'è una teiera cinese che ruota? E allora, siccome nessuno può confutarla, allora è vero. Non è così, questa non è una teoria scientifica, queste teorie scientifiche sono confutabili, cioè vuol dire io studio l'Huntington, penso che il gene sia quello lì, e allora mi doto di esperimenti, è una teoria questa, confutabile, perché posso andare a vedere se è lui o no. Non è così, innanzitutto l'onere della prova è tua, se tu dici che c'è la teoria cinese vai e me lo dimostri. No? E poi appunto il secondo concetto che per me è interessantissima è che la scienza è fatta di teorie falsificabili, di teorie confutabili, cioè di teorie che possono essere portate su un bancone di laboratorio per verificare se sono vere o no. Voi immaginate di avere appunto le mie cellule in un piattino di cultura, immaginate di poter spingere l'espressione, noi possiamo farle, cioè come alzare l'espressione di quattro geni che fanno la carta d'identità delle embrionali, di quelle cellule embrionali che non hanno più in corpo. E cosa ha visto Shinya Yamanaka, a cui è andato il Nobel? Che quei quattro geni erano in grado di riprogrammare le cellule della pelle facendole tornare embrionali, e poi, caspita, le embrionali possono generare, vi ho detto l'altra volta, 250 tipi di cellule specializzate dell'organismo. Vuol dire che, appunto, in fondo ciascuno di noi, in teoria, si porta in corpo i ricambi cellulari, riprendi la tua pelle a qualsiasi età. Questo al momento è in vitro in laboratorio, la riprogrammi e poi dalle staminali embrionali, se mi viene un infarto, mi faccio le cellule del cuore. Questo è detto, non è così semplice. Se hai una malattia neurologica, neuroni, eccetera, eccetera. E questo era l'esperimento di Shinya Yamanaka del 2006, gli ha dato il premio Nobel. Nature, una delle più grandi riviste scientifiche, pubblica un passo avanti rispetto a quest'idea. E cosa fa? E questa ragazza, questa giovane giapponese, appunto, pubblica insieme a tutti gli altri che è in grado di prendere le mie cellule della pelle, non le mie, e invece di esprimere quei quattro geni, quindi Yamanaka manipolava un po' la cellula, no? La cambiava un po' per fare questa regressione temporale, e lei invece fa vedere che è sufficiente prendere le cellule della pelle e immergerle in una soluzione acida, la pH acido, per ottenere questa regressione temporale e trasformare le cellule della pelle in cellule embrionali che poi avrebbero fatto neuroni, cellule cardiache, cellule del fegato, una cosa fenomenale, no?
Perché voleva dire non agire più con i quattro geni da inserire, da cacciare dentro nella cellula, ma prendila, mettili un po' di Coca-Cola, no? La metti in ambiente acido e in 2 ore succede tutto. Per dire, chi controlla la scienza? Questo risultato diventa pubblico. Tempo un mese, tutta la comunità scientifica che lavora sulle staminali ha cominciato a vedere se era vero o no, perché era una cosa fenomenale. Tutti guardano. Insomma, salta fuori che forse questa ragazza ha preso un abbaglio, forse. Insomma, tempo 2 mesi, questi 2 lavori, erano 2 addirittura, non 1, sono stati retratti dalla rivista. 2 mesi, eh? Quindi questo risultato che è stato divulgato nel mondo come il nuovo Nobel, perché significava risolvere tanti dei problemi tecnologici di questa idea della riprogrammazione. Controllato, non funziona, via. E quindi appunto, se questo è il meccanismo della scienza, no, quindi la possibilità di accertare i fatti, ce l'abbiamo, anche oggi, ci sono splendidi ricercatori nel nostro paese, però insomma questo precipizio, no? Essere in bilico tra competenze e finzioni è sempre lì, no? Quindi sembra che i fatti non esistano, che non esista metodo per accertarli, e io in mente sempre questa cosa, no? Sembra che si sia interrotta la cinghia di trasmissione anche tra fatti e cittadini, giustamente come lei ricordava, insomma, tra scienza e cittadini ci deve essere una cinghia di trasmissione, perché se no tra scienza e istituzioni, guardate che quando parlo di istituzioni parlo della politica, ma parlo anche, non so, del diritto, no? Della giustizia, no? Cioè, perché la giustizia, come la politica, entra, no? A decidere di cose che hanno a che fare con la salute, con la scienza e con la medicina, quindi insomma entrambe, no? Devono essere informate, no? Su cosa siano scienza e medicina. Non è sempre così. Anzi, troppe volte nel nostro paese non è stato così. Questo è un caso che ovviamente tanti hanno conosciuto, magari anche sulla pelle propria o dei propri familiari. Io mi chiedo come si possa nel 2014 ancora appunto avere una, questa è la giunta della Sicilia, ecco, non è uno stanziamento ufficiale, però ecco, c'è una previsione, no? Quindi c'è un disegno di legge che prevede lo stanziamento di 5 milioni di euro e la giunta a rimborsare il sistema sanitario nazionale una non terapia, quindi siamo di nuovo così, no? E poi ovviamente c'è questo problema, ci sono 21 prontuari, 21 regioni di 21 prontuari di rimborsabilità, no? Mentre la sanità è in carico alle regioni. Ovvio che mi viene da dire, insomma, forse questa storia del famoso titolo quinto, no? Non è che ha fatto tanto bene al nostro paese. Ma su 7 miliardi di persone, che percentuale è in grado di capire il valore, il contenuto di quella informazione? Sia quella passata dalla RAI, sia quella verificata dal Bugiardino. Guardate che bastano quei 5 minuti alla RAI, noi abbiamo visto nella settimana dopo, perché poi insomma l'Agenzia del Farmaco controlla, no, vaccinazione, e già era cambiato il panorama italiano, no, di chi si vaccinava, perché la RAI fa vedere relazione, no, causale. Attenzione che la storia anche di adesso, del vaccino Fluad, siamo sempre pronti a dire col colpevole. Beh, insomma, pensate che di questo vaccino ne sono state somministrate 1.400.000 dosi, 1.400.000 dosi. Ci sono 12 decessi, ovviamente sono sempre tragedie, sono persone sopra i 65 anni. Dopo 1.300.000 dosi, non dovreste avere, se ci fosse qualche reazione causale, i numeri dovrebbero essere ben diversi. La politica pensa di essere autonoma, i tribunali pure, cioè la scienza sta lì, anche lei magari convinta di non dover partecipare a nessuna costruzione sociale, sta nei suoi laboratori e il paese va così. Come hanno fatto negli Stati Uniti? Pensate che c'è stato questo caso perché i tribunali, quando emettono sentenze su casi che hanno a che fare con scienza, medicina, eccetera, di fatto si avvalgono, si chiamano CTU, no? Dei consulenti tecnici, o meglio possono avvalersi dei consulenti tecnici. Vi devo citare un caso, questo caso degli Stati Uniti è il caso del farmaco Benectin,
che è un farmaco che viene dato alle donne in gravidanza contro la nausea, contro questi effetti, eccetera. Ed è un farmaco, viene dato adesso vi racconto perché, che è venuto dopo il talidomide. Il talidomide è quel farmaco, ahimè, che non è stato testato sugli animali, perché ci si sarebbe accorto subito, no, che avrebbe dato problemi neurali, no, proprio di formazione del tubo neurale, invece si è somministrato ai pazienti e purtroppo sono nati un bel po', sappiamo, di bambini con seri problemi, no? Questo era il talidomide. Questo scienziato, McBride, nel 1980 scopre come fa il talidomide, no? Scopre tutto della relazione tra talidomide e le malformazioni neurali di questi bambini. Poi un'altra company produce questo secondo farmaco che aveva la stessa funzione del talidomide senza averne gli effetti collaterali. McBride cosa fa? Fa una campagna contro questo secondo farmaco. E siccome lui era famoso, era riconosciuto, era uno scienziato, no? Quindi tutti gli hanno creduto e i tribunali hanno cominciato quindi ad accettare le cause di coloro che per n motivi, senza che ci fosse veramente un problema nei bambini, si rivolgevano contro la ditta che aveva prodotto il Benedictine, chiedendo dei danni per cose che non c'entravano niente, no? Cosa si scopre 5 anni dopo? Che questo scienziato aveva barato, si era intestardito contro questa farmaco e aveva manipolato i dati. Qual è la conclusione? Questo caso è arrivato alla Corte Suprema d'America e hanno, sulla base di questo caso e del nome dell'avvocato che ha condotto questo caso, che si chiamava Daubert, hanno sviluppato quelli che adesso sono nella giurisprudenza americana come standard Daubert, cioè sono gli standard che i tribunali applicano per qualificare la dignità scientifica, cioè quindi la testimonianza dell'esperto. Quindi pensate quanti anni luce sono davanti a noi. No, i nostri tribunali, guardate che nel caso Stamina la maggior parte non avevano i CTU, oppure 220 casi su 240 il CTU, quindi il tecnico che era competente, eccetera, era il dottor Andolina, di Stamina stessa. Questi sono i nostri tribunali. Un millilitro lo metti in 100 millilitri, poi ne prendi uno, lo metti in 100. E la diluizione centesimale più comune è questa, quella che trovate, andate a vedere, magari su tanti prodotti omeopatici, c'è scritto 30CH. Vuol dire che è stato diluito in modo centesimale, 30 volte. Quindi prendete un millilitro, lo mettete in di principio attivo, lo mettete in 100 millilitri, questa è la prima. Prendete un millilitro, mettete in altri 100, un altro in 100, lo fate 30 volte. Quello lì è quello che vi vende l'omeopata o il farmacista. E ho trovato appunto questa bella definizione, grazie a Di Salvo, che è un medico che insomma da sempre si occupa insomma di cercare di capire, no, questi meccanismi appunto un po' tortuosi della mente umana, di insomma cercare dei rimedi. E lui dice: una soluzione omeopatica da un millilitro alla 30ª diluizione è equivalente a un millilitro di principio attivo diluito in un cubo d'acqua di cui ogni lato misuri 1 miliardo di miliardi di metri, sono circa 106 anni luce. Se fosse una sfera avrebbe un diametro di 130 anni luce. Ok, quindi è come dire, adesso poi vi faccio, è come dire che se voi voleste prendere una compressa di quel principio attivo, giusto? Diluito al 30centesimale, che dimensione dovrebbe avere quella compressa? Quella della Terra. Dovreste mangiare una compressa grande come la Terra.